Padre Pio consigliava, guidava, educava e all'occorrenza non risparmiava il rimprovero, ma sentivi comunque che ti aveva preso per mano. Sano o malato, da vicino o da lontano, tranquillo o in pericolo, il suo soccorso era sempre assicurato e tempestivo. Queste considerazioni del nostro ormai noto padre Guglielmo Alimonti, che ringrazio perché in questo tempo ci sta guidando, ci ha guidato e quindi ringrazio per la sua testimonianza vera e autentica e importante per noi. Dicevo, questa sua considerazione ci descrive proprio come padre Pio si dava anima e corpo alle anime che il Signore gli aveva affidato. Ma può sorgere una obiezione. Ma padre Pio si sostituiva per caso a colui che lui guidava spiritualmente, ai suoi figli spirituali, ai suoi amici, a quelli che gli chiedevano grazie, interventi e quindi di intercedere presso Dio per i problemi che avevano, i problemi della vita? Prendere per mano non vuol dire sostituirsi all'altro, ma vuol dire appunto condurlo, aiutarlo e poi a un certo punto lasciare che la persona faccia la sua strada. E così ha fatto padre Pio. Padre Guglielmo, per esempio, racconta l'episodio di un certo padre Luigi, che era medico ma anche missionario, che era tornato dall'Africa, andò a trovare padre Pio e gli disse che di lì a poco sarebbe partito in aereo per andare a Londra perché aveva un congresso. E padre Pio tentò di dissuaderlo e gli disse: padre Pierluigi, tu là non ci devi andare. Padre Pierluigi disse: padre, ma io l'ho promesso, mi hanno già pagato il viaggio, io non posso tirarmi indietro, quindi non ti posso obbedire, ti chiedo la benedizione e parto. E questo padre Pierluigi partì. Dopo circa una settimana ritorna a San Giovanni Rotondo e lì racconta tutti i rischi, la paura che ha dovuto affrontare perché l'aereo aveva seriamente rischiato di precipitare in mare. Vedete, padre Pio lo aveva avvertito, perché padre Pio aveva questo dono di prevedere, ma poi alla fine lo ha lasciato libero. Ecco colui che ti porta per mano, ecco colui che ti guida e che ti aiuta a fare con i tuoi piedi la tua strada. Lui te la indica, ti sostiene e ti incoraggia. Questo era veramente padre Pio da Pietrelcina. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!